Siamo qui con Adriano Airoldi, responsabile dell'organizzazione della grande sfida che si terrà domenica 27 settembre a Preso l'Agriturismo, Cascine Trotte Blu di Prima Luna. Spiegaci un attimo come funziona la grande sfida. Ma la grande sfida è una manifestazione che è già collaudata, perché se non sbaglio dovrebbe essere già la sesta edizione. La novità di quest'anno è che inizia tutto alla mattina anziché essere concentrata nelle prime ore del pomeriggio, ma inizia in modo abbastanza semplice, con una vetrina dello Sport Valsassinese, perché da neodelegato del CONI volevo coinvolgere tutte le associazioni sportive della Valsassina. Quindi c'è stato un invito alle varie associazioni a presenziare, anche così in modo statico, in modo diciamo senza nessuna manifestazione, senza nessuna dimostrazione, ma a far vedere in poche parole lo sport, quanti sport vengono effettuati in Valsassina. Infatti io a tutt'ora ho già avuto diverse adesioni, tipo il bike trial con Adamoli di Premana, il trial motoristico diciamo con il gruppo di Introbbio, vari sci club, e poi ho preso qualche appunto al parapendio. Poi abbiamo sicuramente dunque abbiamo Bassassina, biciclette, abbiamo detto, gli sciatori, e molto probabilmente adesso devo contattare anche il tiro con l'arco. Comunque vediamo poi chi aderirà E alla manifesta. questo al mattino, dalle Questo 9 in mattino avanti. con inizio alle 9. Gli alpini si sono premurati a organizzare una bella taragnata per offrire quindi il pranzo a tutti coloro che partecipano, che vengono già dalla mattinata, e naturalmente l'invito mio è quello di essere numerosi, perché come sapete la manifestazione è comunque scopo benefico, fra virgolette, e tutto il ricavato sarà devoluto all'Associazione Allegrigne, perché anche loro si impegnano a mandare degli atleti disabili che correranno appunto con noi nel pomeriggio. L'altra novità è che alle 10, alle 11 circa arriverà un elicottero per i voli turistici, il quale avrà il compito di portare in quota alle 2 del pomeriggio, dopo appunto la polenta e taragna, dopo il pranzo, avrà il compito di portare in quota 4 paracadutisti che si esibiranno con un lancio di precisione. Quindi l'elicottero va a 1000 metri e da lì questi si lanciano e arriveranno su un bersaglio proprio di fronte all'agriturismo, quindi una zona molto precisa, e sarà una manovra abbastanza interessante da vedere, ecco, perché è anche molto difficile come prova. E in più, ma ho avuto la conferma questa sera di un emulo di Patrick de Gaillardon, perché questo qua si lancerà da 1200-1300 metri con un paracadute, ma con una tuta alare, e quindi riuscirà a fare almeno in caduta libera 400-500 metri con diverse evoluzioni, per poi aprire il paracadute a sua volta ed atterrare. È una grossa novità, è un grosso personaggio, e è una cosa rara da vedere, soprattutto perché è un lancio. La disciplina è il base jumping, e insomma è da vedere, Ok, dopo il pomeriggio inizia alle 14:30 ecco. con tutte le Il gare lancio dei staffette. paracadutisti non è fatto a caso, perché porterà una bandiera tricolore, diciamo, sul punto di atterraggio, dove un ragazzo disabile darà proprio, vogliamo creare un po' una cerimonia d'apertura, dove questo ragazzo, prendendo il testimone, prendendo la bandiera, si porterà sulla linea di partenza, sulla strada dei ciclisti, per dare il via alla gara vera e propria, che inizia con le biciclette. L'orario, Sì, c'è il scusate, dovrebbero programma. essere le 14:30 più o Sì. meno. Seguito poi la bicicletta da corsa, seguite poi dall'arrampichino, poi interverrà la squadra degli skirollisti, dopodiché avremo sicuramente la corsa in montagna, avremo i cavalli, e nel frattempo, diciamo verso le 15, decollano i parapendio dal giumello. Si parla di un 20-30 parapendii, però saranno solo 15 in gara, e questi faranno bersaglio sempre nella zona dell'agriturismo. Abbiamo voluto concentrare tutte le discipline in quella zona per permettere alla gente di vedere tutta la manifestazione, e soprattutto di vedere bene tutti gli atleti nelle varie fasi della gara, sorpassi e non sorpassi, per tutto quanto ci può essere di spettacolare. Ci saranno i cavalli. E finita l'ultima frazione appunto dei cavalieri, tutti i partecipanti, tutti gli sportivi che hanno fatto le discipline, diciamo appunto antecedenti,
andranno ad accogliere i ragazzi disabili e a prepararsi con loro per la gara del disabile. Quindi partirà il ragazzo disabile con i vari distacchi accumulati nelle discipline precedenti e tutto il gruppo e tutti i vari atleti corrono con loro fino al traguardo che sarà davanti alla cascina. Prima della premiazione abbiamo contattato il gruppo delle maggiorenni di Prima Luna che faranno non una cosa lunghissima per non annoiare la gente nella preparazione delle classifiche e durante il ristoro degli atleti. C'è questo gruppo molto ben organizzato, molto bello da vedersi, delle maggiorette di Prima Luna che si esibiranno per 20 minuti prima della premiazione, poi si farà la premiazione e sperando nel bel tempo tutti a casa felici e contenti. Ok, grazie, ci vediamo domenica. Senz'altro.